Io sono padre Sebastiano D'Ambra del Pime, sono nelle Filippine. Dopo alcuni anni della mia missione ho iniziato il movimento di dialogo che è abbastanza conosciuto nelle Filippine e anche in altri posti, che si chiama Silsila Dialo Movement, un movimento che mette insieme musulmani, cristiani, persone di diverse religioni per parlare di pace, per costruire una cultura di pace. Una delle attività che portiamo avanti da tanti anni è un corso che noi chiamiamo Silsila Sama Course o Muslim Christian Dialogue. Invitiamo musulmani e cristiani leaders che stanno con noi e apprendono, sanno qualcosa di più sull'Islam, sul cristianesimo e fanno un'esperienza comune. In quel periodo c'era con me un padre che si chiama Padre Salvatore Carzedda, anche lui del Pime. Noi eravamo insieme nella missione, nella prima missione di Siocon e poi è venuto a lavorare con me nella missione, diciamo, del dialogo interreligioso. Quindi facevamo questo Sama Course. E durante quel Sama Course, una notte, mentre lui andava verso la casa del Pime, è stato raggiunto da una motoretta, il tipico esempio, della motoretta con il killer di dietro, e Padre Salvatore è stato ucciso. Direi che questo movimento di dialogo Silsila, vive sulla esperienza del martirio di Padre Salvatore, questo amico, è diventato un segno del nostro impegno per il dialogo interreligioso. Nelle Filippine, come in tante altre parti del mondo, i cristiani sono messi alla prova e grazie anche alla Church in Need che ci aiuta, noi facciamo diversi programmi, portiamo avanti diverse iniziative e continuiamo con speranza. Mi auguro proprio che questa esperienza che ho raccontato possa essere un momento di riflessione per tanti.